Polifemo Eventi è a Castellaneta, provincia di Taranto, per un evento davvero bello, significativo, che ci riconcilia con la vita, diciamocelo, dopo tanti mesi di restrizioni di Covid, così, all'aria aperta, una notte rossa fantastica. È un modo per promuovere il territorio, per promuovere il turismo, per favorire l'aggregazione. E ho al mio fianco il sindaco di Castellaneta, l'avvocato Giovanni Gugliotti, nonché presidente dell'ente provincia di Taranto, e il vice sindaco Giuseppe Angelillo. Allora, sindaco, un modo per stare insieme, un modo per promuovere l'economia, perché poi l'economia ruota attraverso la microeconomia, tante attività commerciali che danno il meglio di sé, tante attrazioni che il comune ha inteso realizzare dividendosi tra più zone di Castellaneta Marina. Assolutamente sì, va detto che la notte rossa a Castellaneta Marina, così come la notte bianca a Castellaneta, sono eventi che ormai si può dire sono già da anni ormai consolidati all'interno del nostro cartellone estivo, un cartellone estivo che ha puntato anche quest'anno alla promozione e valorizzazione del territorio, sia del nostro centro urbano che della nostra splendida marina. Come dicevi prima, nella Notte Rossa si punta proprio a far vivere ancora di più le diverse parti del nostro territorio, quindi il centro così come il lungomare, tutti gli operatori commerciali che collaborano con entusiasmo, con passione, perché tutti quanti insieme dobbiamo come dire, puntare alla crescita del nostro territorio. Quindi quello che è un cliché così chiudo già consolidato negli anni, quest'anno assume una valenza ulteriore, che è quella della ripartenza, è quella del rilancio, è quella della esigenza e necessità che tutti avvertono, operatori, ma soprattutto cittadini, turisti e non, che comunque vogliono tornare a vivere, e noi stiamo puntando a fare questo sempre nel rispetto di tutte le norme. Vice Sindaco, intanto una domanda, quando ho sentito notte rossa ho detto ma perché rossa e non bianca? Perché diciamo questa rientrava in un cartellone estivo di qualche anno fa nel quale era prevista la sfilata delle Ferrari, quindi partì come prima notte rossa e poi abbiamo deciso di mantenerla nel tempo cambiando. Ho ereditato questo ricordo. Cambiando però la destinazione del rosso, cioè sconti rossi nei locali, nelle attività commerciali, perché all'attività di promozione attraverso gli eventi e le manifestazioni si unisce anche l'attività delle attività commerciali che fanno degli sconti speciali per questo tipo di giornata. Notiamo proprio uno sfavillio di luci, di colori, la notte è giovane perché ora che stiamo registrando sono le 23:30, ma immagino che fino a, non dico fino all'alba, ma quasi così ci sarà questa esaltazione, diciamocelo, del turismo, delle bellezze, delle risorse naturali, favorire l'economia, è un mondo che si rimette in moto, grazie al cielo.
Sì, noi abbiamo iniziato già dal pomeriggio, quando c'è stata una sfilata di macchine elettriche che ha portato quindi queste macchine dal lungomare fino a fermarsi qui e dare delle dimostrazioni di come funzionano le macchine elettriche, perché in tutti i nostri eventi stiamo cercando di mettere anche dei contenuti importanti, quindi quello della mobilità sostenibile è uno degli argomenti che stiamo portando molto spesso avanti, partendo dai monopattini, biciclette elettriche, ma anche nei progetti che noi abbiamo presentato ultimamente abbiamo pensato al rinnovo del parco macchine del comune in forma elettrica. Quindi questa manifestazione del pomeriggio serviva quindi a promuovere l'utilizzo di macchine alternative, e poi continua adesso e continuerà ancora a lungo questa lunga notte, perché Cassetta Marina è un posto turistico che lavora e che vive tantissimo di mattina attraverso il mare, ma di pomeriggio e di notte con le attività commerciali. Sindaco, un evento che riguarda non solo i castellanetani, perché abbiamo visto tanti cittadini provenienti da altri comuni della provincia, ma non solo, da varie parti d'Italia, perché Castellaneta è una meta turistica di livello nazionale. Beh, assolutamente sì, credo che su questo non ci sia dubbio, soprattutto se pensiamo al trend ormai consolidato di presenze in costante crescita, presenze registrate dalla stessa Regione Puglia, dalla PT, quindi noi di questo siamo assolutamente contenti. Quest'anno in più abbiamo registrato un'ulteriore richiesta di ville, perché accanto ai proprietari delle ville che hanno deciso di viverle anche più a lungo, quindi passano gli interi mesi estivi, 2-3 mesi qui all'interno delle loro ville di proprietà, ci sono tanti altri che invece hanno chiesto di affittarle, difatti qui praticamente si registra il tutto esaurito, e quindi te li ritrovi qui a godere di queste belle iniziative del nostro cartellone estivo, e siamo convinti che se Castellaneta si conferma fra le mete più gettonate, una bandiera blu consolidata intanto, è perché anche i servizi stanno migliorando, c'è un costante miglioramento dei servizi che non attestiamo noi, ma che viene certificato dalla bandiera blu, da spighe verdi, dalle vere di Legambiente, quindi ci sono tutta una serie di indicatori che stanno proprio a dichiarare, a certificare quello che noi diciamo. Siamo contenti di questo trend, speriamo di continuare uscendo definitivamente, questo è l'augurio che ci facciamo e che facciamo a tutti, uscendo definitivamente da questa bruttissima esperienza della pandemia, pensiamo veramente che Castellaneta possa continuare a crescere. Vice Sindaco, un motivo d'orgoglio per lei, anche perché tra le deleghe assessorili c'è anche quella di Castellaneta Marina, quindi
una soddisfazione. Sì, è sicuramente una soddisfazione, ma è la soddisfazione di un percorso che questa amministrazione ha fatto per quanto riguarda Castelletta Marina, perché negli ultimi anni ci sono tantissimi progetti che stanno vedendo la luce, alcuni già in fase di realizzazione come le strade e altri interventi importanti, ma ci sono tantissimi progetti ancora in corso e in via di raggiungimento che comunque danno quell'idea che l'amministrazione ha di Castelletta Marina, un posto da valorizzare, da rendere sempre più a portata delle famiglie, e i servizi, tutto quello che è stato messo in questi anni ci dà ragione, e ci dà ragione attraverso la gente che frequenta sempre più questo splendido posto e che è il posto del mio cuore, che amo. Sindaco, io amo molto viaggiare e mi piace conoscere l'Italia, conoscere il mondo, e tante volte quando giro, no, con rabbia dico: ma perché al sud, perché la nostra Taranto non ci offre queste opportunità? E quando sono arrivato qui mezz'ora fa ho detto: ma sono nella provincia di Taranto? Sì, una bella soddisfazione vedere cioè che abbiamo delle realtà del nostro territorio che competono quanto a turismo con varie località nazionali rinomate. Sì, quello che forse è mancato soprattutto in passato è stato il gioco di squadra fra le diverse istituzioni, fra i diversi comuni, perché forse ognuno di noi, per chi ha rappresentato nei decenni scorsi le diverse amministrazioni comunali, si è un po' chiusa all'interno del proprio orticello. Invece noi dobbiamo fare sistema. Assolutamente sì, dobbiamo comprendere, e credo che ormai questo sia chiaro a tutti, che è necessario stare tutti quanti insieme, remare nella stessa direzione, condividere i progetti, anche chiedere finanziamenti, ma chiederli non più per la piazzetta sotto casa, ma chiederli all'interno di un piano strategico che abbracci l'intera provincia. E perché no, che si allarghi anche alla vicina Basilicata, quindi un ragionamento più ampio che non può essere del singolo comune ma deve essere dell'intero territorio, e solo se riusciamo a spingere l'acceleratore andando in questa direzione credo che veramente ci possa essere questo cambio di passo che ormai non possiamo più rinviare. Vice Sindaco, una giornata lunga, impegnativa, ecco, scandiamo un po' le tappe di questa notte rossa, perché ora noi vediamo è tutto bello, la tavola è imbandita tra virgolette, no, però c'è un grande lavoro retrostante e quindi tutta una serie di eventi che, come lei mi diceva poc'anzi, sono partiti nel pomeriggio e si concluderanno quasi all'alba. Certo, nello scandire i momenti credo che sia anche opportuno ringraziare le persone che hanno collaborato, da Iulius Iannitti, che è colui che ha organizzato il raduno di auto elettriche, ad Antonio Locorotondo con la sua associazione, che insieme al DUC, Distretto Urbano del Commercio di Castellaneta, che hanno organizzato tutta la Notte Rossa. È chiaro che per organizzare un evento oggi più che mai è necessario che l'organizzazione parta da molto tempo prima, tra ordinanze, tra sistemazioni, tra spazi, tra definizioni di quello che potrà essere organizzato
realizzato durante la serata. Quindi diciamo che ci sono tantissimi passi, noi siamo partiti già da oggi pomeriggio alle 18 con la sfilata delle auto elettriche, poi la dimostrazione delle auto elettriche e poi una serie di eventi e di attrazioni che sono qui in Piazza Seline, in Piazza Kennedy e sul lungomare, dove ci sono dei complessi musicali che si stanno esibendo e poi c'è una band itinerante che attraversa tutta Castelletta Marina per portare l'allegria di questa serata in ogni posto. Bene, per concludere, Sindaco, cosa si sente di dire ai suoi concittadini e non solo agli abitanti della provincia di Taranto, agli abitanti del capoluogo, perché da qui ecco, si può arriviamo a questa conclusione che il turismo è la vera ricchezza del territorio. Beh sì, dobbiamo tornare a quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio. Tutta questa zona nasce come una zona a vocazione turistica, a vocazione agricola ed è su questi settori soprattutto che dobbiamo tornare ad investire. Non possiamo, questa volta parlo per l'intera provincia, essere soltanto legati alla grande industria, alla monocultura dell'acciaio, queste cose ce le diciamo spesso, dobbiamo creare quindi soluzioni alternative che appaiono quasi scontate. Tornare a investire su agricoltura e turismo può essere la scommessa vincente. Ed è molto importante questa interazione, questo rapporto stretto tra amministrazioni locali ed imprenditori, perché qui chiaramente c'è un sistema pubblico che interagisce con i privati. Sì, questo è un indirizzo che non diamo certo noi a livello europeo, il partenariato pubblico-privato viene messo come priorità assoluta, proprio bisogna ricercare questo dialogo fra il mercato, fra gli imprenditori e le istituzioni che insieme alle associazioni quindi devono creare tutte quelle sinergie necessarie a comprendere cosa serve e soprattutto poi a realizzarlo per ottenere la ripartenza. Questo è lo schema che stiamo cercando di mettere in atto anche qui.